Buongiorno a tutti, io sono Marco. Oggi andremo a vedere l'unboxing dell'Amazfit Bip bianco, preso per un mio collega da Amazon Warehouse, che sono quelli praticamente usati. C'è scritto in buone condizioni, vediamo se è vero che è in buone condizioni. Allora, la scatola è in buone condizioni, vi faccio vedere. Questo ha il GPS GLONASS, multisport tracking, le notifiche, il controllo dei battiti del cuore. Qui dice che è leggero. Always on color display. Ho la always on display perché questo è un display particolare che è sempre attivo, ok, e non consuma tanta batteria, e più la luce del sole ci spara sopra e più si vede. E una batteria di lunga durata, loro la danno per 45 giorni. Questo è stato coperto, allora vediamo se riusciamo ad aprirlo. Ok, vediamo qua. Vediamo se riusciamo ad aprirlo, Se sta aperto, perfetto. Ci dovrebbe essere adesso la scatoletta. Io non ce l'ho mai avuto così, l'ho sempre comprati usati e neri. Ok, eccolo qua. Questa è la scatola, dove qua non c'è nulla. Mi pare in buone condizioni. Lo apriamo. Allora, mi pare in buone condizioni anche questo. Vediamo. E naturalmente ci manca il cinturino. Ai 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 ai. Si sono fregati il cinturino. Allora, vediamo un po'. La basetta di ricarica c'è. A posto. Allora, lo andiamo ad accendere. Vediamo se si accende, se è carico. Niente, non è, sì, è carico, perfetto. Vediamo se riesco ad accoppiarlo adesso, Come vedete, lui adesso mi chiede di accoppiarlo. Bene, rieccoci qua. Non vi devo far perdere tempo, l'ho collegato all'app. Adesso è attivo. Come vedete, qua c'è da destra verso sinistra c'è lo stato, le attività, il tempo, l'allarme, il timer, la bussola e le impostazioni. Qui si può impostare il quadrante 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadranti. Si possono mettere anche altri, ci sono varie applicazioni online che se ne possono mettere ancora altri di più. Quanti ne volete, ce ne sono. La luminosità, vediamo un po' la luminosità quanto sta. Ecco qua, si può anche aumentare la luminosità. Va bene, se volete una recensione ve la faccio, non c'è problema. Faccio solamente vedere l'altro alto e basso per non disturbare, lo potete impostare dal basso verso l'alto. Le notifiche, aumenta di solo il messaggio, come vedete. Le notifiche si leggono abbastanza bene, da qua si possono cancellare. Se poi da sinistra verso destra c'è il meteo con i vari giorni della settimana, come vedete. Perfetto, mi pare che sia sempre un buon orologio, anche se ha la sua età, i suoi anni, si presenta bene, al polso sta bene. Lascio vedere. Ripeto, se volete vi faccio una bella recensione, vi faccio vedere al polso come sta. Eccolo qua. Come vedete, al polso si presenta abbastanza bene. Bene, per oggi è tutto, abbiamo fatto l'unboxing. E se vi è piaciuto il video, mettete un like. Se non vi è piaciuto, vi prego, mettetelo uguale. E se volete, iscrivetevi al canale, che arriveranno grosse novità. E vi dico pure che ho ordinato il clone 1.1 dell'Apple Watch e anche il clone di Oppo Watch.
Una buona giornata a tutti.